troica dei creditori internazionali torna in Portogallo per la prima visita dopo l'uscita del paese dal piano di salvataggio avvenuta a maggio. Sotto esame la legge di bilancio per il 2015 che il governo di Lisbona, a un anno dalle prossime elezioni legislative, non ha voluto aggravare con ulteriori misure di austerità. L'esecutivo punta a un rapporto deficit-PIL del 2,7%, poco al di sopra della soglia del 2,5% fissata dai suoi creditori. Per raggiungere l'obiettivo, Lisbona si conta su una crescita dell'1,5%, giudicata troppo ottimista dall'OCSE.